Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Michele e i Rettili. Oggi vogliamo parlare di pitoni reali. È l'animale che è più consigliato ai neofiti, soprattutto da tenere per farsi esperienza, perché è semplice. Questa infatti vuole essere un riassunto di tutte queste informazioni che ci sono in giro, cercando di dare consigli sia al neofita che all'esperto. Eh sì, perché questo non è tutto frutto del mio sacco. Ovviamente questi video di questa playlist, video, divulgazione e guida alla cura, sono tutti fatti in concomitanza con degli esperti in quella specie proprio di rettile. Quello che mi ha fatto posporre questa guida più di tutti è che anche le persone che mi hanno aiutato a fare questo video si sono messe a bisticciare e no, ma non si fa così, no, però così, cos'è? Quindi madonna mia, non so l'odio che mi tirerò addosso per questo video. Sono mesi che studio per creare questo video e cerco di farlo nel modo migliore possibile, proprio perché so che tantissime persone allevano pitoni reali e moltissime lo allevano in modo sbagliato da anni, e quindi sentirsi dire che stanno sbagliando, ovviamente chi attaccano? Me. Ma sappiate che io non sono l'unica persona dietro la creazione di questo video. Oltre a un team di supervisione, ho delle persone che sono esperte proprio nella cura del pitone reale, che sono andato a cercare io per creare questa cura. Oltre alle persone, mi baso sulle pubblicazioni scientifiche e sui libri scritti da dottori proprio in materia. I link sono in descrizione. Non ditemi che non è vero. Le altre guide alla cura mi avete detto proprio, mamma mia, ma se mi facessi vedere la fonte scritta nero su bianco, è in descrizione. Per fortuna questo video ho trovato una persona che ha accettato di mostrare pubblicamente il suo nome, che è Nicolò Azzo. Alleva pitoni reali dal 2007. Sotto le sue mani sono passate centinaia di pitoni reali. Si occupa di sfatare miti proprio che si vedono tanto nella terraristica italiana tramite l'osservazione diretta di diversi animali sotto la sua cura. Cerchiamo quindi di capirci qualcosa assieme. Vi prego, guardate questo video con una mente aperta. Parleremo di miti che ci sono spesso nella terraristica, soprattutto italiana. Ho visto di quelle cose fuori di testa per quanto riguarda la cura del pitone reale, quindi cercherò di darvi consigli tenendo presente proprio tutti gli errori che ho visto fare negli anni a neofiti e a esperti. Non sto dicendo che io sono più esperto di voi, badate, io sono il presentatore del programma Michele i Rettili, non sono nessuno. Proprio per questo non fermatevi qui, questo è solo un video su YouTube. Certo può aiutarvi a capire certe informazioni e può farvi da piattaforma di lancio per poi andarvi voi a studiare certe informazioni nello specifico, ma sappiate che non posso mettere tutto in questo video. Andate a seguire il link in descrizione, andate a leggere i libri che vi ho linkato, ma sappiate che quelli sono quelli che ho utilizzato io per fare la guida alla cura, quindi non saranno informazioni nuove. Cercate voi nuove informazioni, facciamolo per il bene dei nostri animali. Quindi dai, cominciamo. Questi sono gli appunti di questo video, eh? Parliamo di stabulazione per prima cosa, che è forse la cosa più facile di cui parlare. Sono informazioni molto semplici, quindi unite al fatto che questo animale è molto resistente, quindi non ha bisogno di tante delicatezze, soprattutto rispetto a molti altri animali esotici, ci porta a pensare, ma sì vabbè, chi se ne frega, lo chiudo nel cassetto e via. Ho visto molti pitoni reali chiusi in una vaschetta grossa così per tutta la vita, ed erano animali riproduttori che stavano bene, in salute. Quindi certo, l'essere in salute è molto importante, ma su questo canale sapete che ci occupiamo più che altro di far prosperare l'animale. Quindi io non ho come target l'allevatore di massa che tiene in rack, cosa che non c'è niente di sbagliato nel fare, anzi è una necessità. Io mi occupo più che altro del lobbista, della persona che ha un pitone reale forse in casa, e quindi ci si può occupare in pieno. Quindi non sottovalutate queste informazioni, che sono le più importanti della cura, sono quelle che dobbiamo seguire strettamente. È molto importante monitorare la zona calda per evitare sbalzi di temperatura. La zona calda deve essere fissa a 30 gradi, non più di 32. Cerchiamo, monitorando strettamente le temperature superficiali con un termometro a infrarossi che si può comprare su Amazon a 20 euro, link in descrizione se volete, evitando di far sbalzare troppo le temperature. Per questo è molto importante, come tutti gli animali, un termostato. La sonda va messa all'interno del terrario e il termostato va collegato alla fonte di riscaldamento. Dato che ci ho fatto un video intero sul termostato, non sto qua a spiegarvi tutto, andate a vedervi il video sul termostato se volete sapere di più su come funziona e come va settato. Il metodo di riscaldamento migliore che ho trovato è il tappetino riscaldante, proprio perché non ha bisogno di temperature troppo elevate, il tappetino riscaldante ci arriva. Ma sapete che io utilizzo un emettitore in ceramica, due alternative che sono per due setup diversi. Come sapete, io ho un setup bioattivo in un terrario in PVC, per questo se mettiamo sotto il terrario in PVC un tappetino riscaldante non riuscirà a scaldare,
e essendoci un substrato biattivo vuol dire che c'è un livello di drenaggio, il substrato vuol dire che c'è tanto così prima dell'animale e quindi sotto il tappetino scaldante non riesce a far passare il calore. Quindi ho messo un emettitore di ceramica sopra, ma il modo migliore, se abbiamo un terrario in vetro e non bioattivo, è appunto il tappetino riscaldante, che ricordo va messo fuori dal terrario sotto il vetro, a meno che appunto non abbiamo un terrario in vetro ma lo abbiamo o in PVC o in legno. In quel caso dovremmo fare come ho fatto io e mettere un emettitore da sopra. Se lo abbiamo in PVC o in legno, l'unica alternativa non è soltanto riscaldare da sopra, si può anche inserire all'interno del terrario il tappetino. L'importante è schermarlo in modo opportuno, in modo da evitare cortocircuiti per contatto diretto delle componenti elettriche con acqua o urina. Per farlo è sufficiente coprire il tutto con uno strato isolante di pochi millimetri, che può essere di plexiglass o polionda. Se non sapete come fare, però, trovo più semplice l'installazione di un emettitore da sopra, sempre ricordandosi che il tappetino riscaldante rimane l'opzione migliore. Ripetiamo bene, il tappetino va fuori dal terrario, non bruciamo gli animali. Mi viene fatta questa domanda tutti i giorni. Altri metodi che si possono utilizzare, che vanno comunque benissimo, sono cavetto riscaldante sotto il terrario, fuori quindi, oppure sempre da sopra, invece dell'emettitore di calore in ceramica, mettere un bulbo a vapore di mercurio, un bulbo fluorescente o qualcosa del genere. Evitiamo con tutti gli animali le luci rosse. Importantissimo che nel terrario ci sia un gradiente di temperatura, perché il pitone reale è un animale ectotermico, e cioè a sangue freddo. Ciò vuol dire che regola la temperatura corporea grazie alla temperatura esterna, quindi è molto importante fornirgli un gradiente termico nel terrario. Ciò vuol dire che dovremo scaldare solo una porzione di terrario, che sarà la zona calda, come dicevamo che deve rimanere ai 30 gradi centigradi, e poi ci sarà una zona intermedia e una zona fredda. Quelle non diamoci troppa attenzione, basta che non siano la stessa temperatura. In inverno possono anche scendere tantissimo, in natura arriva addirittura a temperature vicine ai 10 gradi. Cerchiamo di mantenere più che altro la zona calda a 30 gradi centigradi, della zona fredda non preoccupiamoci. Cominciamoci a preoccupare solo se vediamo con questo che nella zona calda ci sono 30 gradi e nella zona fredda ci sono 30 gradi. Dovremmo mettere il terrario in una stanza più fredda, oppure mettere un condizionatore nella stanza e cercare di raffreddare tutto in modo che l'emettitore o il tappetino scaldi solo la zona calda. Come ho detto, forse in maniera un po' poco diretta, dovremmo riscaldare quindi un terzo del terrario: zona calda, zona intermedia, zona fredda. Quindi tre parti di terrario, una la riscaldiamo. Quindi se abbiamo un tappetino riscaldante, non deve essere più grande del terrario, deve essere un terzo. Un eventuale abbassamento di temperature notturno non fa di certo male, ma non è obbligatorio. Io lo faccio perché è tutto collegato a un termostato e di notte si spegne automaticamente il riscaldamento, ma c'è chi lo tiene 24 ore su 24 acceso e va bene. Ma l'illuminazione va necessariamente spenta la notte. Diamo un fotoperiodo di 10-12 ore e poi è molto importante che si spenga. Ci sono persone che ottengono 24 ore su 24 al buio il serpente, o altre persone che lo tengono 24 ore su 24 illuminato. Queste sono leggende che derivano per la luce dal fatto che lui si nasconde tanto e sta al buio e quindi dorme al buio lo stesso nella tana. No, perché come staresti tu se fosse sempre giorno? Puoi metterti sotto le coperte e cercare di coprirti e non vedere la luce, ma comunque starai male perché non sai quando devi andare a dormire, non sai quando è arrivata la sera e ti si scombussola tutto. E quelli che lo tengono sempre al buio sono quelli che derivano dalla leggenda del chiudilo nel cassetto, mettilo sotto il letto perché altrimenti non mangia. Un animale che prospera nel suo terrario è un animale che mangerà molto bene, quindi preoccupiamoci più che di seguire queste leggende dovute all'ignoranza, seguiamo quello che succede in natura e le pubblicazioni scientifiche. L'animale ha bisogno di un fotoperiodo regolare e vedrai che mangerà. Ultima cosa della stabulazione molto importante è l'umidità. Anche qui c'è un altro mito: il pitone reale è un animale africano, vive nel deserto, devi tenerlo in una zona arida. E questa è la cosa che crea più problemi, dopo vedremo anche perché. E mi scannerete ovviamente perché dite non c'è un cacchio. Sembrerà strano essendo descritto come animale deserticolo, ma dobbiamo tenere a mente che in natura predilige luoghi pieni di vegetazione. Vive quindi con un'umidità molto alta per quasi tutto l'anno. Questo habitat è pieno di prede e di vita finché arriva la stagione di secca. L'umidità scende e le prede cominciano a diminuire. Per questo, prima di questa stagione, il pitone entra in un periodo di fame incredibile per accumulare più energie possibili per sopravvivere a questo periodo di secca. Per questo lo vediamo non mangiare se nel terrario c'è siccità. Va mantenuta nel terrario un'umidità del 60%.
80%. Ed è meglio non mantenerla nebulizzando il terrario. Deve mantenersi da sé questa umidità. Non deve essere quindi umidità sotto forma di goccioline sul terreno che si trasformeranno in muffa, oppure di condensa sui vetri e sulle pareti del terrario, che diventeranno quindi funghi e infezioni respiratorie e cose del genere. Certo, non sto dicendo che non possiamo nebulizzare, però dico, non bisogna nebulizzare 3 volte al giorno per tenere questa umidità. Se dobbiamo farlo, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa. La stanza in cui è troppo secca, l'emettitore che hai è troppo potente, ti secca subito il terrario. Il modo migliore per tenere umidità alta è avere il corretto substrato che mantenga quindi l'umidità giusta, e ovviamente la dimensione del terrario più consona al nostro setup. Più è enorme il terrario, più è difficile mantenerla questa umidità. Delle dimensioni del terrario parleremo subito dopo, ma prima parliamo di aereazione, che è importantissima. Il neofita fa fatica con i setup umidi perché crea infezioni batteriche in giro, muffa ovunque, perché non tiene in considerazione l'aereazione. Ragazzi, è importantissima per la salute dell'animale. Se non c'è abbastanza aereazione, l'animale avrà problemi di infezioni respiratorie, infezioni batteriche, infezioni alla pelle, alle squame e alla bocca. E inoltre avremo muffa nel terrario e tutte quelle cose brutte. Areiamo il terrario. Come si fa? Dobbiamo semplicemente avere una grande presa di areazione in una parte bassa e in una parte alta, in modo da creare una corrente. Il mio modo preferito di areare è metterla nella zona fredda del terrario, una presa d'aria bassa 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 a livello quasi del terreno, e nella zona calda del terrario mettere una presa alta alta, in modo che solo scaldando quella zona l'aria va verso l'alto e esce dalla presa alta. Questo crea una zona di bassa pressione dall'altra parte, che quindi risucchierà da fuori dal terrario altra aria più fresca. Quindi cosa positiva è che crea un flusso d'aria nel terrario automaticamente. La cosa negativa è che ci sarà più dispersione di calore, quindi faremo più fatica a mantenere le temperature e anche l'umidità. Il metodo opposto invece è di quello di metterla nella zona fredda le prese alte e nella zona calda le prese basse. Nella zona calda quindi l'aria rimarrà un po' intrappolata sopra e si scalderà di più, andando addirittura ad uscire nella zona fredda. Quindi creerà più gradiente termico e scalderà di più la zona intermedia e la zona fredda, quest'aria calda che si sposta verso la presa nella zona fredda. Così ci sarà meno areazione, riusciremo a mantenere più facilmente l'umidità, ma il terrario avrà meno differenza tra le zone. Mamma mia, mi sto dilungando troppo. Stiamo parlando solo di stabulazione. Quanto durerà questo video? 80 minuti. Parliamo di dimensioni del terrario. Qua ci sarà da ridere. Che bello. Siete pronti ad attaccarmi? Siete pronti a scannare me che non c'entro un c***o? Sapete benissimo che io sono uno che vuole tenere i terrari più grandi possibili. Più grande è il terrario, meglio è. E lo vedete, il mio pitone reale è in un 100x70x50. È in un robo gigante qua in parte a me. Questo è del mio pitone, tutto. Detto questo, non è obbligatorio. Come ho detto all'inizio, ho visto pitone reale in salute che stanno da Dio nei rack grossi così. Quindi un adulto può anche rimanere in un 50x50 per tutta la vita. E qua, madonna mia, sento il dolore. Allora, non sto dicendo mettetelo in 50x50, tanto non fa niente, però sto dicendo le dimensioni non contano tanto quanto quello che abbiamo detto finora. Conta molto di più l'umidità e la temperatura. Quindi creiamo le dimensioni del terrario perfette per riuscire a tenere l'umidità corretta e la temperatura corretta. Questo sto dicendo. E se io, che tengo sempre oltre il limite di dimensione i terrari, sto dicendo che la dimensione non conta, è proprio perché mi è stato detto da tanti esperti che è così, la dimensione non conta. Possiamo anche mettere un baby in un 100x100 subito e non importa, perché se pensiamo ad esempio al leopardino, si perde, non trova la zona fredda e non trova il cibo. Ma il pitone reale cercherà la tana, e se la tana gliela mettiamo nella zona calda, il cibo comunque glielo diamo noi con le pinze, quindi non farà fatica a trovarlo, non ci sono i problemi che ci sono appunto con i sauri. Quindi possiamo già mettere un baby nel terrario d'adulto. Il terrario d'adulto, che mi è stato detto, perché il mio è in un 100x70x50, ve lo ricordo, il terrario ottimale, tra l'altro secondo Niccolò proprio, è 100x50x35, basso basso, e ci mette subito i baby, anche perché da piccoli hanno comportamenti anche semi-arborei e si arrampicano in giro, per poi crescere e cominciare a stare sempre nascosti. Perché queste dimensioni specifiche? Perché negli anni sono quelle che hanno permesso a Niccolò appunto di tenere le temperature e l'umidità più corrette. 35 cm di altezza assicurano che l'umidità rimanga dentro giusta e che il calore dal tappetino riscaldante rimbalzi bene dal substrato a sopra. Una cosa che non ho specificato prima è che se mettiamo solo un substrato naturalistico, che sarà tanto così o tanto così anche,
ovviamente passa attraverso il tappetino riscaldante, è attraverso il bioattivo che non ci passa, perché ci sono vari livelli, c'è il livello di drenaggio, c'è la rete, c'è il mix di substrati, ci siamo capiti, no? Ricordiamoci che sono animali che passano la maggior parte del tempo nascosti nella loro tana. Questo sì che è l'animale che passa tutta la vita nascosto sotto il tronco. Quindi se noi forniamo la tana all'interno del terrario, sarà un animale che prospererà. Altro mito: è un animale che sta nella tana tutta la vita, il terrario più è piccolo meglio è. No, non è proprio così. Piuttosto che fornire un terrario minuscolo per farlo sentire al sicuro, forniamo più nascondigli all'interno di un terrario più spazioso per favorire il movimento e combattere quindi l'obesità. Il metterlo in un terrario piccolo non influenza l'alimentazione, come viene spesso consigliato. Un altro suggerimento: le cortecce di sughero circolari le adorano tutti i pitoni. Non so perché, le adorano entrarci dentro. Infatti nel mio setup c'è questa corteccia di sughero, e Bellissimo, che è il nome del mio pitone, ci va sempre dentro, si arrotola, ci passa, lo usa per trasferirsi da una zona all'altra del terrario, stando comunque coperto. Parlando ancora di arredi del terrario, è importantissima una grande vaschetta d'acqua. Non grande, però una grande vaschetta d'acqua e una luce, che può anche essere la luce diurna che viene dalla finestra o un LED posto nel terrario, come nel mio caso, che non deve essere luce solare diretta sul terrario. Il sole non deve poter scaldare il terrario, perché dentro si surriscalda. Quindi diciamo che il setup è molto semplice: terrario in legno, vetro, PVC o rack, con una bella vaschetta d'acqua, una bella tana obbligatoria, possiamo fornirne di più, e cortecce di sughero con illuminazione indiretta dalla stanza oppure con un LED posto all'interno del terrario, e un substrato che mantenga l'umidità. Il substrato migliore per questo lavoro è la fibra di cocco. Non ha competitori, è molto semplice, si compra in giro, è igienico e non crea occlusioni all'animale. Badate che non è corteccia di fibra di cocco, cioè cocco husk, come questa. Come sapete, il mio pitone reale invece non è su fibra di cocco, perché a me piace fare dei mix. Possiamo mixare questa fibra di cocco con della corteccia. Io uso un mix bioattivo, che è un mix che ho creato io, e ne parliamo in questo video, dove appunto ho creato il terrario bioattivo al mio pitone reale, e potete vedere tutto il procedimento della creazione. Quello è un mio mix personale che ho trovato funzionare bene per mantenere l'umidità alta, ma funziona meglio con setup bioattivi perché è difficile da sostituire. Tutte le volte che sostituiamo dobbiamo rifare questo mix fuori di testa. È molto più comoda la fibra di cocco, perché la mettiamo, poi ci dobbiamo cambiare ogni 6 mesi il substrato, lo prendiamo e lo cambiamo. Andrebbe cambiato minimo ogni 6 mesi. Una cosa che mi viene chiesta spesso: l'aspen va bene per i pitoni? Negli anni ho risolto molte situazioni di problemi di muta, di problemi respiratori di certi pitoni palla proprio, semplicemente consigliando di sostituire il substrato di aspen con fibra di cocco. Questo perché l'aspen non va bene per setup umidi, si appiccica tutto invece che far mandare l'umidità nell'aria, rimane bagnato, quindi crea muffa. Teniamolo per animali desertici quello. Inoltre teniamo presente che più substrato mettiamo, meno calore arriverà in superficie, quindi teniamoci a portata questa per sapere quanto calore arriva dal tappetino riscaldante. Molte persone come substrato utilizzano tovaglioli o fogli di giornale, e va benissimo, può funzionare anche quello. Personalmente trovo molto difficile mantenere l'umidità con quel setup, e inoltre è brutto da vedere. Come vedete, il mio setup ha delle piante vere al suo interno e servono proprio per mantenere l'umidità alta. Questa cosa ovviamente non si può fare in un naturalistico con solo la fibra di cocco, perché la pianta non sopravviverà in quel substrato, ma possiamo metterla anche in un vaso se volete. Sempre se volete, non lo consiglio, perché bisogna fissare il vaso con la colla in modo che il pitone non lo tiri giù. Evitiamo. Siamo arrivati all'alimentazione. Possiamo saltare all'alimentazione, dai, così almeno mi salvo la faccia, almeno, dai, vi prego, non ne parliamo, dai. Allora, siamo arrivati al capitolo più importante e più delicato. Circolano fin troppe leggende sul pitone reale e i suoi famosi stop alimentari. In questo capitolo cercheremo di smentire queste leggende. Partiamo col dire che tutto ciò che verrà spiegato in questo capitolo è frutto di anni di allevamento, di raccolta dati, di ore spese a osservare animali che sono passate sotto le mani di Nicolò e altri. Quando presi il mio pitone, Bellissimo, sperimentai una cosa strana, e cioè che non è vero che è schizzinoso, anzi è il serpente più famelico che ho. Certo, ce l'ho solo a 2 anni e certo ho solo lui, ed è per questo che pensavo fosse un esemplare anomalo. Che fortuna! Poi è arrivato Nicolò, che mi ha detto la stessa cosa. Tutti i suoi pitoni mangiano regolarmente e sono famelici tutto l'anno. Tutti i serpenti possono saltare un pasto, ma Bellissimo ne avrà saltato uno in tutta la sua vita, e Nicolò mi ha detto la stessa cosa. Certo, ci sono quei 3-4 esemplari rognosetti
ma su centinaia di pitoni rimangono appunto sotto il 5%. Per sfatare completamente il mito, vi cito direttamente un trafiletto dal libro Ball Pythons, The History, Natural History, Care and Breeding di Dr. Baker, VPI, il quale recita: gli autori di quasi ogni libro, manuale o articolo scritti sulla cura del pitone iniziano la sezione alimentazione con una discussione su quanto siano riluttanti per quanto riguarda il cibo in cattività. Abbiamo lavorato con migliaia di pitoni reali nel corso degli anni e questa non è stata la nostra esperienza. La nostra esperienza ci porta a dire invece che il pitone reale sia molto volenteroso nei pasti. Tutto sommato, i pitoni reali sono serpenti molto semplici da cimare. Ripeto, questi non sono dati di fatto. Non stiamo dicendo è così, punto, non avete ragione. Però sappiate che al mondo ci sono tante persone che dicono il contrario riguardo agli stop alimentari del pitone reale. Io in primis, che ho avuto solo un pitone, Nicolo Asso, che ha avuto centinaia di pitoni, e Dr. Baker di questo libro, che ha avuto migliaia di pitoni negli anni. Questo per dirvi che una cura giusta porta l'animale a mangiare regolarmente. Questo quindi può portare a presupporre che il fatto degli stop alimentari uguale pitone reale sia un meme nella comunità, è una battuta divertente che si dice perché spesso sono rognosi. Non è una nozione scientifica, insomma. Anzi, spesso accade a neofiti e anche esperti di fare esperienza di questi stop alimentari proprio per una cura sbagliata magari che stanno portando. È probabile che questa informazione sia in contrasto diretto con quello che avete sempre sentito fino ad oggi o quello di cui avete fatto esperienza voi. I motivi non possono essere solo riconducibili a una cura sbagliata, potrebbe essere anche per l'allevamento intensivo, dove vengono somministrate troppe prede nel periodo di fame e soprattutto durante la crescita e lo svezzamento. Quest'ultimo infatti è molto importante per determinare le abitudini alimentari che avrà l'animale. Questa è quindi una somma di molti errori protratti da tante persone e un passaparola conseguente che ha portato la leggenda a diventare realtà, che però è basata su degli errori comuni. Pochi si prendono la briga di analizzare a fondo i propri animali e il motivo dei loro stop alimentari. Noi ci siamo presi l'impegno di farlo e siamo qui per offrirvi l'opportunità di provare sui vostri animali dei metodi che consentono di avere un animale in salute e una crescita regolare. Cominciamo quindi a parlare di alimentazione. Teniamo a mente quella cosa che abbiamo detto prima, e cioè del fatto che durante i periodi di siccità, soprattutto durante l'inverno, ci sono meno prede nell'habitat naturale del pitone reale e si sono quindi evoluti per fare una scorta e entrare in un periodo di fame proprio prima di questo periodo di siccità. Il primo errore da non fare, quindi, è esagerare con il cibo quando il serpente sarà in questo periodo di voracità. Vi sarà capitato di vivere dei periodi dove il serpente mangerebbe anche tutti i giorni ed è sempre in cerca di cibo. Non è un dramma non darglielo, anche perché vivendo in cattività non sprecano troppe energie e anzi l'obesità è un pericolo molto vero per i nostri animali. Questo è un problema di cui ci dobbiamo preoccupare noi, perché è una cosa di cui in natura loro solitamente non si devono preoccupare. Conoscendo queste poche nozioni, possiamo agire perfettamente sull'alimentazione in maniera tale da permettere all'animale di crescere senza accumulare troppo e di restare affamato il giusto. Partiamo dalla nascita e arriviamo a spiegare tutto il percorso da fare, con ritmi consigliati e sperimentati con successo. La fase più importante è lo svezzamento e la crescita successiva dell'animale, che sono fasi cruciali per una buona riuscita, anche futura, sul responso alimentare. Lo svezzamento non deve essere forzato, salvo casi problematici e fatti solo da personale esperto o dietro consiglio veterinario, quindi stiamo parlando di animali sani e in salute. Deve essere spontaneo e seguendo un ritmo che non eccede subito nel somministrare troppe prede. I piccoli infatti vi mangerebbero anche la mano, questo non significa però che dobbiamo dargli da mangiare tutti i giorni. Dovendo crescere, una volta svezzati, saranno sempre affamati, ed è questo purtroppo il primo errore fatto da troppe persone che vogliono far crescere in fretta l'animale. Ovviamente c'è anche il lato opposto della medaglia, ovvero somministrare pasti troppo esigui che non permettono la crescita regolare dell'animale e quindi non metterà peso. In questo caso sta all'allevatore fare le cose correttamente. Un corretto svezzamento prevede la somministrazione di topi di circa 10, 15 o 20 grammi in base al peso del piccolo appena nato, che di solito pesa dai 50 agli 80 grammi, anche se possono capitare babies sotto i 50 grammi, i quali andranno svezzati con prede più piccole e magari dopo aver chiesto consiglio a persone più esperte. La tempistica di svezzamento consigliata è di proporre la preda adeguata una volta ogni 7 giorni, mute escluse, dove infatti vanno lasciate a digiuno per tutto il periodo. La muta infatti richiede molte energie e la digestione anche. Questo è vero anche da adulti. Successivamente al primo periodo dopo lo svezzamento e fino diciamo intorno ai 500-700 grammi, è consigliato somministrare ai topi adulti intorno ai 25-28 grammi una volta a settimana. Se una volta il serpente salta un pasto, non temete, lasciatelo a digiuno fino alla settimana dopo. Fin troppi neofiti si spaventano e ci riprovano il giorno dopo sperando che mangi, finendo però per stressare l'animale. Fino poi ad arrivare al chilo si può aumentare il numero di prede.
quindi dare 1-2 topi a settimana in base al peso dell'animale. Ricordiamoci sempre di non esagerare col numero di prede e di dare solamente quelle che il serpente accetta senza stressarlo. Consigliamo sempre la somministrazione di topi e non di ratti, in quanto questi ultimi sono fin troppo carichi e possono causare un eccessivo accumulo rispetto al topo, che può portare in brevi tempi ad uno stop. Quindi dimenticatevi i ratti per ora, ma se proprio per problemi di reperibilità di prede o qualsiasi altro motivo che non sia la fretta di crescerli, dovete dare il ratto, state su ratti piccoli di peso non superiore ai 60 grammi, allungando magari i tempi a uno ogni 12 o 15 giorni. Siamo finalmente arrivati al chilo, cosa facciamo? Ci sono alcune considerazioni da fare sulla scelta da seguire. Se si sta parlando di una femmina che dovrà poi andare a riprodursi quando sarà il momento, allora si potrà incominciare a somministrare ratti del peso di 100-120 grammi massimo, con una cadenza ogni 15 giorni. Per animali in futura riproduzione, qualche ratto aiuta ad accumulare le scorte necessarie, anche se non sono obbligatori. I collaboratori, infatti, hanno avuto qualche femmina alimentata solo a topi. La somministrazione dei ratti non è certo un obbligo. Possono crescere tranquillamente con i topi tutta la vita e in salute perfetta. E qui riporto una citazione sempre presa dal libro precedentemente citato. I pitoni a palla possono vivere molto a lungo anche solo alimentati con topi, piccoli quando sono giovani e adulti quando sono cresciuti. Non sempre però un animale abituato al topo poi decide di cibarsi di ratti. Alcuni possono rifiutare la nuova preda, mentre gli altri non guardano neanche cosa gli state dando e mangerebbero pure le pinze. Dobbiamo essere quindi pronti anche a questa eventualità. Per quanto riguarda invece i maschi, che siano da riprodurre o meno, è consigliabile somministrare solo topi, non esagerate comunque con troppi topi a pasto, solitamente due topi adulti sono sufficienti. Questa è una linea guida consigliata, ma di certo non obbligatoria. Ognuno poi è libero di scegliere come e cosa somministrare, ma se volete evitare periodi di lungo digiuno e problemi nel cibarli, vi consigliamo di seguire indicativamente queste istruzioni, soprattutto se siete alle prime armi. Se non siamo neofiti e vogliamo dare una variabilità al metabolismo dell'animale, consigliamo di saltare spontaneamente un pasto una volta al mese, quando capita. Recupereremo poi il pasto perso durante un altro pasto all'interno del mese, dando quindi il doppio delle prede. Questo per stimolare l'animale a una dieta più simile a quella naturale. Non sempre ci sono prede, a volte c'è sovrabbondanza e a volte c'è scarsità. Badate, questo è un metodo sperimentale che però ha portato enormi benefici nell'allevamento di Piton Regius per Nicolò e altri. Con questo sistema difficilmente andrete incontro a stop o problemi alimentari, anche se non sono esclusi, essendo comunque animali e non macchine. Come ultima cosa parliamo di legislazione e burocrazia. Come probabilmente già sappiamo, il Piton Regius è inserito nella convenzione CITES, in appendice 2 allegato B. Questo significa che ogni pitone reale che possedete, che acquistate o che vi regalano deve essere accompagnato da un documento che ne comprova la legale acquisizione, con i dovuti dati della persona o ditta che vi ha rilasciato l'animale, con i relativi estremi di nascita, che sia in importazione o che sia nato in cattività. Ogni animale che vi viene offerto senza documento è un animale illegale che comporta gravi rischi di essere perseguiti illegalmente. E quindi dovete pretendere il documento nel momento stesso in cui acquisite l'animale, mai dopo la sua acquisizione. Se avete dubbi o se volete verificare la veridicità della provenienza, prima della sua acquisizione o successivamente, vi fate rilasciare gli estremi che potrete verificare telefonando o scrivendo al nucleo CITES Carabinieri Forestali della vostra zona. La legge non ammette ignoranza, pertanto mettetevi sempre nella posizione di essere in regola. Ma cos'è sto documento di cessione CITES? Com'è fatto? È un foglio, è un semplice foglio redatto in duplice copia, dove ci sono i dati personali di chi vi cede l'animale e i dati personali di chi acquisisce l'animale, cioè voi. C'è anche una firma su entrambi i fogli di chi cede e chi acquisisce. In caso di acquisto presso una regolare ditta con partita IVA, il documento sarà la fattura con tutti gli estremi compresi di prezzo o scontrino allegato. Il documento va conservato per eventuali controlli in futuro e dimostrare la lecita acquisizione dello stesso. In caso di cessione va conservato, dovrete cedere un nuovo documento con gli estremi del nuovo proprietario. Per togliervi ogni dubbio, non fidatevi della mia parola, non fidatevi dei social o degli amici, chiamate direttamente i Carabinieri Forestali e loro saranno felici di aiutarvi. Ho lasciato un link in descrizione con tutti i vari nuclei CITES italiani. Ultima cosa legale che vorrei specificare, anche se voi sapete che io consiglio sempre di non farlo, riguarda la somministrazione di prede vive. In alcuni comuni italiani è vietata la somministrazione di prede vive, salvo indicazioni veterinarie, anche se è comunque generalmente sconsigliato. Per sapere cosa fare nel proprio comune, basta consultare il regolamento comunale sul benessere animale del proprio comune di appartenenza. Oh, siamo arrivati alla fine di questo video, possono partire gli insulti finalmente. Siete liberi di andare sotto questo video e commentarmi le peggio cose, oppure farlo direttamente con i vostri amici e dire: ah, guarda questo coglione!
che si è impegnato per 6 mesi per portarvi un video col quale non ci guadagna un c***o, perché sono i video che hanno meno views di tutti. Comunque, se volete vedere gli altri video che mi hanno portato via mesi per la preparazione, sono tutti nella playlist divulgazione e guida alla cura. Ricordatevi che per me è molto molto più semplice portarvi video con informazioni zero, dove vi faccio vedere i miei animali, e sono quelli che mi fanno guadagnare di più quelli. Quindi per favore cerchiamo di tenere una discussione civile, e soprattutto non serve a niente attaccare me. Perché attaccate me? Cioè non ha alcun senso proprio. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto questo video, lasciatemi un mi piace qua sotto per appunto spingere un po' l'algoritmo, perché come detto questi video che vi portano via tantissimo tempo sono quelli che hanno anche meno views, perché la gente non gli frega un c***o di imparare. Ma vabbè, io sono qua apposta. Se volete sostenermi in un modo ancora maggiore, potete abbonarvi al canale con un pagamento proprio in euro che arriva direttamente a me e mi aiuterebbe tantissimo. Ma se non avete la possibilità, assolutamente non sto chiedendovi di farlo, deve essere una cosa che viene da una persona che ha anche la possibilità economica di farlo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima. Siete stati su Agri Pet Garden? Questo negozio di animali è il mio sponsor. Prima di tutto diciamogli un grazie che sostengono questo canale con la loro immagine. Ma cos'è Agri Pet Garden? È un negozio di animali in provincia di Padova dal quale ho sempre comprato tutti gli insetti da pasto e le decorazioni dei terrari per tutti i miei animali. Le spedizioni possono essere fatte online pagando il corriere solamente 6,50 euro. Personalmente non ho mai avuto problemi con questa azienda che opera nel settore da ormai più di 40 anni. Quindi ovunque voi siate in Italia andate a fare un giro sul sito www.agripetgarden.it. Questo è il negozio di animali che si prende la cura di tutti i vostri animali, dal pesce rosso al cane ai rettili, quelli di cui parliamo in questo canale. Avere a che fare con loro è un'esperienza talmente facile. Guarda, c'è, ti fa pure fare la cacca sulle colline, guarda, c'è anche il tipo lì, tutto rilassato, guarda, vedi, cioè altro che yoga, vai su Agri Pet Garden e non ne rimarrai deluso. Andate a seguire i link, andate a seguire i link in descrizione. Andate a seguire i link in descrizione. Oh, vive quindi con umidità molto Anna. Dobbiamo quindi tenere la. Dobbiamo quindi.